cari amici del mio cuore. Siamo tornati con la nostra umile lettura del Vangelo secondo lo Spiritismo, un libro scritto da Allan Kardec, Gli Spiriti. Oggi diciamo una preghiera per la gentilezza, scritta da un autore sconosciuto. Questa è la preghiera. Signore, siamo venuti a chiederti pace, saggezza e bontà. Vogliamo guardare il mondo con occhi pieni di amore. Vogliamo essere pazienti e compassionevoli. Vogliamo vedere i tuoi figli come li vedi tu. E per questo vogliamo vedere il buono in tutti. Signore, chiudi i nostri occhi su ogni male. Proteggi la nostra lingua da ogni calunnia. Possano le nostre parole essere solo per benedizioni. Possiamo essere così gentili e gioiosi che tutti coloro che si avvicinano a noi sentono la tua presenza. Coprici con la tua bellezza, Signore, e possiamo rivelarti a tutti i nostri fratelli durante questo giorno. Così sia. Amen. Ebbene, oggi riflettiamo su questa domanda. Quali sono le sembianze della carità? Allora, vediamo. Ci sono molti modi di fare la carità. Parecchi fra voi la confondono con l'elemosina, che tuttavia è molto diversa. L'elemosina, amici miei, è talvolta utile perché dà un aiuto ai poveri, ma è quasi sempre umiliante, così per chi la fa come per chi la riceve. La carità invece affratella il benefattore al beneficato e, per di più, può travestirsi in tante maniere. Si può essere caritatevole anche con i congiunti o con gli amici, dimostrandosi indulgenti gli uni con gli altri, perdonandosi reciprocamente le debolezze, stando attenti a non urtare l'amor proprio di nessuno. Voi spiritisti potrete esserlo col sapervi comportare di fronte a coloro che non condividono le vostre idee, inducendo coloro che vedono meno chiaramente di voi a credere, ma senza offenderli, senza attaccare di fronte le loro convinzioni, conducendoli pian piano alle nostre riunioni dove potranno ascoltarci. E allora noi sapremo trovare il passaggio per penetrare nel loro cuore. E questo è uno degli aspetti della carità. Adesso ascoltate ciò che vi devo dire circa la carità per i poveri, queste desiderate di qua giù, ma ricompensate da Dio, se sanno accettare le loro miserie senza lagnarsene, ciò che dipende da voi. Mi farò capire con un esempio. Diverse volte a settimana io vado ad una riunione di signore, persone di tutte le età che per noi, come voi sapete, sono tutte sorelle. Che cosa fanno? Lavorano svelte svelte, le loro dita sono agili, i loro volti sono radiosi e il loro cuore battono allo snissono. Ma qual è il loro scopo? Esse vedono avvicinarsi l'inverno, che sarà aspro per le famiglie povere. Le formiche non hanno potuto riunire durante l'estate i grani necessari alle provviste e in gran parte gli oggetti di vestiario sono in pegno. Le povere madri si tormentano e piangono pensando ai loro bambini, bambini che in inverno avranno fame e freddo. Ma pazienza, miei povere donne! Dio ha ispirato persone più fortunate di voi che si sono riunite e confezionano per voi dei vestitini. Poi, un giorno di questi, quando la neve avrà coperto la terra e voi vi ribellerete dicendo: Dio non è giusto, perché questa è la protesta abituale di voi che soffrite. Vedrete per presentarsi uno dei figli di queste buone lavoratrici che si sono fatte le operaie dei poveri. Sì, è per voi che si lavorano tanto e le vostre lagnanze
si mutteranno in benedizioni perché nel cuore degli infelici l'amore è così vicino all'odio. E siccome è necessario incoraggiare l'attività di queste lavoratrici, io vedo che ad esse giungono da ogni parte le comunicazioni degli spiriti buoni. Gli uomini che fanno parte di questa società, anche essi offrono il loro concorso con qualcuna di quelle conferenze che piacciono tanto. E noi, per ricompensare lo zelo di tutti e di ognuno a questi operai laboriosi, promettiamo una buona clientela che le pagherà in denaro liquido con quelle benedizioni che sono la sola moneta che ha corso in cielo, e assicuriamo senza timore di promettere troppo che questo pagamento non mancherà mai a loro. Questo ha detto lo spirito del Carità a Lione a 1861. Ebbene, amici miei, abbiamo terminato la nostra lettura di per oggi. Spero che ti sia piaciuto tanto quanto me. Dio vi benedica tutti. Bacioni. Ciao.